Buongiorno consiglieri, seduta di consiglio del 4 marzo 2021, sono le 9:45, proseguiamo con l'appello. Teresi. Presente, presente. Aiello. Cena, presente, presente. Altadonna. Altadonna. Presente. Ok. Cavaliere. Presente. Di Gesù. Presente. Figuccia. Figuccia. Sente lo sardo. Presente. Lucido. Lucido. Assente palazzo. Presente. È stabile. Presente. Otto presenti e due assenti. Otto presenti, due assenti, la seduta è in numero legale, dichiaro aperta la seduta. Buongiorno consiglieri. Buongiorno consiglieri. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Presidente. Allora, consiglieri, Buongiorno, buongiorno. alcune comunicazioni. Ieri, come vi annunciavo ieri, abbiamo fatto questa riunione con gli uffici per capire innanzitutto che cosa cambia esattamente, come adeguarci al nuovo regolamento che entrerà in vigore. Anche qua, subito la prima comunicazione, entrerà in vigore a fine mese, cioè nel senso che la delibera, siccome è una variazione a un regolamento, la variazione ha bisogno per entrare in vigore 15 giorni più altri 15 giorni. Quindi 15 giorni di pubblicazione più 15 giorni, diciamo, per entrare effettivamente in vigore. Quindi questa è la prima, Per essere per essere esecutivi. esecutiva. Esatto, bravo. Quindi già questa Presidente, è la prima comunicazione che non conoscevamo e che ci è stata fatta ieri. Quindi a fine mese, quindi questo mese ancora. Come? buongiorno, sono presente. Buongiorno. Ah, buongiorno consigliere. Quindi questa è la prima comunicazione ufficiale che non conoscevamo. Quindi per questo mese ancora vale il regolamento attuale, vecchio. Le altre questioni sono che gli uffici l'assessore ha chiesto agli uffici di mettere in atto tutte le procedure che ci consentano di attuare articolo per articolo il regolamento anche nelle competenze a noi assegnate. Come voi sapete, c'è questa storia della programmazione degli interventi di manutenzione, anche se non come quella che volevamo noi. Perché noi la chiedevamo vincolante, non è vincolante, ma abbiamo una programmazione da che le aziende partecipate dovrebbero poi tenere in considerazione secondo le previsioni che hanno di costi e di capitoli a loro assegnati. Poi ci sono una serie di attività sulle attività sportive, sulle attività culturali, sui servizi di base. Io su questo vorrei convocare la prossima settimana una conferenza dei capigruppo in presenza per capire di metterci il regolamento alla mano e vedere insieme con i capigruppo le modifiche che sono state apportate. Quindi su questo vorrei fare una cosa in presenza. Vi informo anche che ho contattato la segreteria del vice sindaco e che abbiamo fissato in questo momento una seduta congiunta con il vice sindaco e i presidenti partecipate. Mi ascolta Palazzo? Perché così evitiamo. Se il consigliere Palazzo mi ascolta, stiamo fissando per il 17 marzo, ripeto, il 17 marzo, una conferenza dei servizi con il vice sindaco e i presidenti delle partecipate per fare appunto quella programmazione di interventi e programmazione di interventi sul territorio che avevamo stabilito a un precedente incontro di consiglio col vice sindaco. Quindi queste sono per ora le cose che ho da dirvi, diciamo, urgenti. Non
Noi continuiamo a sperare che il Consiglio Comunale possa rimettere all'ordine del giorno le variazioni, le modifiche del regolamento, ma fino a quando c'è questo regolamento approvato dalla Regione, dobbiamo attenerci a questo. Io mi fermo qui per il momento, con la riserva che possa riintervenire anche dopo. Se qualcuno chiede di parlare. Posso, Presidente? Prego, consigliere Gesù, prego, prego. Sì, io volevo tornare a risegnalare gli ingombranti che persistono in via Castellana, nella aiuola di fronte al panificio di Martino, per intenderci. Sono mesi, anni, che continuo a segnalare, continuo a non avere risposta dal dottor Fradella e continuo a non vedere interventi di rimozione di questi ingombranti. Ricordo che comunque Villa delle Ginestre attualmente è anche sede di vaccino Covid, quindi voglio dire, vedere quello scempio di fronte è vergognoso. Ora giorno 17 io sicuramente ne parlerò con il vice sindaco, con il presidente della RAP di questa situazione, però veramente dovremmo trovare una soluzione, lo mettiamo come intervento prioritario, non so, ma non so quanti voi passano da là, ma mi creda, la situazione è imbarazzante, non è possibile continuare a stare in questa situazione, anche perché la gente poi si sente autorizzata a gettare anche i rifiuti, i sacchi proprio della spazzatura, che devo dire comunque regolarmente la dottoressa Calì interviene e li rimuove, ma gli ingombranti rimangono lì, da sono anni che sono lì, non lo so come possiamo intervenire. Io dico, più di tutto quello che ho fatto, posso procedere con un esposto, Presidente. Lo capisco, perché ho segnalato anche io più volte questa storia di via Castellana e continuerò a segnalare. È chiaro che se di qua al 17 non è stato fatto nulla, diventa una delle priorità che dobbiamo fare insieme a Piazza Santa Cristina, via Comiso, insomma, purtroppo ce ne sono parecchie priorità. E quindi noi continuiamo a segnalare questa storia e di qua al 17 vediamo se sono intervenuti o no. Presidente, poi quando... Buongiorno, scusate, sono presente, Figuccia. Buongiorno. Buongiorno, Figuccia. Chi è che chiedeva? Non visto. È possibile io, Presidente, grazie. Prego, consigliere Aiello, prego. Grazie, Presidente. No, Presidente, volevo due informazioni, se lei ne ha conoscenza. La prima è, alcuni cittadini mi chiedevano che se avevano sbloccato praticamente questa carta per quanto riguarda il buono spesa sulle famiglie, a quanto pare caricavano su questa tessera sanitaria, possibile, una cosa del genere. Volevo capire se lei ne era a conoscenza e se in realtà c'è qualche procedura da fare, perché c'è gente che ha avviato tutto l'iter, mandando il tutto alla protezione civile, ma che ad oggi non ha avuto nessuna risposta di caricamento della carta. Era una. L'altra domanda, Presidente, è la invito a cercare di risolvere il problema, ma più che altro lo dico per cercare di dare un lavoro, dico alla Commissione, non dico alle commissioni, perché penso che sia un problema soltanto da noi, di risolvere il problema della firma del consigliere Figuccia. Presidente, noi ci ritroviamo che in commissione spesso siamo sottoposti a, giustamente, per carità, io non voglio sapere quali sono le motivazioni, se è un problema dell'ufficio o è un problema del consigliere Figuccia. Io non sono qui per interrogare e fare la domanda, chiedo soltanto di potersi attivare affinché il consigliere Figuccia abbia la possibilità di poter firmare questi documenti e questi verbali quando presiede e quando è il segretario della commissione, perché l'altro giorno ci siamo ritrovati in questi casi in un momento dopo il presidente della commissione. Anthony, non è via, Anthony. Io non sento nulla, Presidente, mi perdoni. Posso? Prego, consigliere Aiello, prego.
ci siamo ritrovati che giustamente è capitato che il presidente della commissione, per motivi personali suoi così via, non era presente alla seduta, e con ciò eravamo presenti in due. Abbiamo dovuto chiudere, non abbiamo neanche aperto i lavori della commissione, perché poi subentra il problema che deve firmare il consigliere Figuccia, e allora la commissione non la possiamo aprire, perché giustamente, ripeto e voglio essere preciso, non mi interessa se è un problema degli uffici o è un problema del consigliere o è un problema della SIPPI. Le chiedo soltanto di risolvere e appurare questa tematica, perché sennò va a finire che in questa commissione, se non c'è presente il presidente della commissione, non possiamo mai aprirla. Quanto vale, dico, non convocare mai e prima attenerci a quello che dice il presidente della commissione, se è disponibile oppure no alla presenza. Dico, è giusto, penso è doveroso che anche il presidente della commissione può avere le sue i suoi impegni, le sue difficoltà, le sue cose personali, i suoi incontri istituzionali, per cui ci sta che magari non è presente qualche volta. E allora, anche essendo in due, non riusciamo ad aprire la seduta perché il consigliere Figuccia dice, ha comunicato che ha problemi con la firma, e allora non vuole aprire la seduta se devo firmare il verbale. Sì, io, consigliello, dice, se può sentirmi un attimo, presidente. Prego, consigliere Figuccia. Prego, consigliere Figuccia. Sì, sì, sì. Il problema che... di cui parla il consigliere Aiello, in effetti c'è da un paio di settimane. Adesso ripeto, il problema probabilmente nasce da parte mia, probabilmente, nel senso che non ho ancora ben capito il motivo per il quale non riesco ad attivare questa firma, però ripeto, può anche darsi che ho fatto io qualche errore nella procedura di attivazione. Ci siamo attivati già da mesi per cercare di recuperare queste credenziali, ma ancora ad oggi non ricevo questa famosissima mail che mi doveva arrivare da non so quale ufficio. Quindi, per non mettere in difficoltà gli uffici, perché poi chiaramente diventa un problema di tutti, non soltanto mio piuttosto che di Aiello, ma diventa un problema degli uffici, ho detto: ragazzi, io preferisco che quando non c'è la consiglia di Gesù che presiede, non ci riuniamo, ok? Però ripeto, presidente, siamo qui per cercare, penso, di risolvere il problema. Quindi, diciamo, io sono propositivo per cercare di risolverlo. Tutto qua. Presidente, se poi mi ridà la parola, perché anche perché non avevo neanche finito. Mi sono ritrovato a... Prego, consigliere Aiello, prego. Grazie. No, presidente, volevo proprio dire questo, volevo aggiungere questo, che in effetti con la presidente di Gesù si stava cercando di fare un lavoro di programmazione sulla Commissione Cultura, di convocare le componenti della Commissione Cultura del Comune di Palermo, convocare l'assessore in commissione. Dico, si stava facendo un lavoro davvero, che si stava programmando un lavoro adeguato sia alla commissione della circoscrizione, ma soprattutto per capire quali erano gli interventi che il Comune di Palermo possa fare nel nostro territorio, e che la quinta circoscrizione potesse dare un contributo. Ma è chiaro che dal momento in cui accade questo, viene a mancare il tutto, abbiamo dovuto stoppare, ritengo di dire stoppare, perché poi alla fine abbiamo bloccato il tutto, solo perché giustamente il presidente della commissione giustamente non era presente, e per questo problema il consigliere Figuccia non ha potuto intervenire, non è subentrato sui lavori d'aula, non abbiamo aperto neanche la seduta. E la ritengo una cosa, ripeto, non da parte del consigliere Figuccia e neanche da parte degli uffici, ma non la ritengo neanche giusta e rispettosa nei confronti degli uffici che quella mattina si sono attivati, e che poi alla fine tutto pronto, ma non si apre la seduta. Perché? Perché abbiamo un problema di una firma. Per cui, presidente, io la ritengo che sia una cosa di importante e d'urgenza per il proseguo di questa commissione. Se così non fosse, presidente, io lo dico in maniera molto chiara, io mi dimetto dalla commissione. E a questo punto, perché dico, se è una commissione che poi deve rimanere ferma per tale motivo, non la ritengo idonea. Grazie, presidente.
Grazie consigliere Aiello, sono d'accordo con lei. Io invito il consigliere Figuccia a mettersi nuovamente d'accordo con gli uffici, si vedono in presenza e capiscono come risolvere questo problema, perché è impossibile che non si possa risolvere il problema. Quindi invito Figuccia a mettersi d'accordo, in contatto con gli uffici, e capire cosa serve in presenza di per risolvere il problema. Presidente, se posso aggiungere una cosa rapidamente. Prego, consigliere Di Gesù, prego. Io condivido l'intervento del consigliere Aiello. La situazione è surreale, perché praticamente non deve capitare che io per un motivo X debba abbandonare la commissione, oppure mi possa assentare. Veramente non posso fare affidamento sul vicepresidente, è assurdo. Per tale motivo io, se non si risolve questa situazione, non convocherò più nessuna commissione, assolutamente. Stavamo facendo un lavoro grazioso di programmazione, e onestamente io mi trovo in difficoltà anche ad organizzare un incontro con l'assessore, con la quinta commissione consigliare, perché per un motivo X, io, se mi dovessi ritrovare ad uscire dall'aula, andiamo nel panico tutti quanti. Io venerdì ero a fare una visita medica, tanto di referti e cose varie. Cioè, è assurdo, Presidente, veramente. Quindi invito gli uffici a risolvere questo problema, gentilmente. Grazie. Grazie, consigliere Di Gesù. Sono d'accordo con lei. Ripeto, se il consigliere Figuccia si mette d'accordo con gli uffici e si capisce come risolvere il problema, io sono convinto che si possa risolvere. Però ci dobbiamo perdere tempo. Consigliere Figuccia deve dedicare un po' di tempo anche alla circoscrizione. Quindi si organizzi con gli uffici e risolviamo il problema. Alle 9:19 entra il consigliere Neri. Il presidente ringrazia gli intervenuti, dottore Scalì e dottore. Che cos'è questa cosa? Ok. Allora, ci sono altri consiglieri che devono intervenire? Presidente, due parole se me le consente. Consiglio Sardo, prego, prego. Grazie, Presidente. Allora, io desideravo appunto prendere, prendere qualche suggerimento da lei, Presidente. In merito, per esempio, alle commissioni, ecco. Praticamente nel nuovo regolamento dice che non si può assolutamente uscire a fare sopralluoghi tranne che per motivi particolari, che debbono essere queste uscite debbono essere autorizzate dal dirigente. Io ritengo che sia mortificante per un consigliere, per un presidente di commissione, fare questo iter nella maniera più assoluta. Io mi sento mortificato, e suppongo anche i miei colleghi, perché il più delle volte, anche con la commissione sport, abbiamo fatto dei sopralluoghi, per esempio per quanto riguarda la palestra di Borgo Nuovo, altre strutture presenti nel nostro territorio, e praticamente da questo regolamento scaturisce che non si possono fare più. E ogni qualvolta, se io dovessi fare un sopralluogo, devo chiedere il permesso al dirigente. Io sicuramente non farò più quel sopralluogo, perché mi sento mortificato, caro Presidente. E quindi, sono d'accordo con lei, consigliere Lozano, sì, sono perfettamente sì, d'accordo con lei. Nei nostri emendamenti c'era la soppressione di questo articolo. Purtroppo il Consiglio Comunale non è stato d'accordo. Sì. Poi, per quanto riguarda la commissione speciale, che io debbo supporre rientri anche in queste nuove normative, suppongo, certo, anche se non è specificato. Ma ecco, Presidente, noi abbiamo una commissione speciale mobilità e traffico. Ne abbiamo già un'altra che sarà istituita a breve, se il Consiglio già è stata istituita, no? Dicevo, per quanto concerne la formazione, i membri che comporranno questa commissione. E indubbiamente la Commissione Spagnola Mobilità e Traffico vive sul territorio, di conseguenza deve effettuare sopralluoghi, gioco forza, nell'80%
80% delle proposte, degli atti deliberativi che vengono proposti e dalla cittadinanza e dagli altri consiglieri e via discutendo, caro Presidente. Quindi io pensavo questo, invece di, perché non posso mortificarmi in tal maniera, quindi eventualmente se si può fare, infatti lo dicevo ieri durante il mio intervento, se si può far votare, io penso che i capigruppi siano d'accordo del Consiglio Comunale, di fare votare appunto un ordine del giorno anche per quanto riguarda queste, diciamo, piccole cose che non sono piccole cose ma sono importantissime, ecco, diciamo, io dico piccole rispetto al regolamento con il quale chiediamo delle deleghe particolari e dei poteri particolari, cioè, ma queste cose tecniche, ecco, si possono secondo me risolvere con un ordine del giorno votato dal Consiglio Comunale, in maniera tale che il dirigente, invece di prendersi delle responsabilità lui, può fare riferimento all'ordine del giorno votato dal Consiglio Comunale, che di fatto è un atto di indirizzo, come lei mi insegna, Presidente. E quindi, invece di chiedere ogni qualvolta dovessimo fare una convocazione, io direi di saltare questo, nel senso che il dirigente, nelle more dell'atto di indirizzo votato dal Consiglio Comunale, può concedere il permesso ad oltranza, non ogni qualvolta dobbiamo riunirci. Mi spiego, Presidente, non so se ho reso bene l'idea, ecco, il concetto che io voglio esprimere. Ecco. Lei è chiarissimo, mi deve spiegare però perché dovremmo fare un ordine del giorno in Consiglio Comunale per questo e non per altri articoli che sono veramente schifosi come questo. Sì, cioè, Presidente, però il Consiglio Comunale si dia la responsabilità. Non siamo rimasti che verrà rivisitato dopo entro 60 giorni. Quello è quello che chiediamo noi. Lei ci crede? Se io non lo vedo, non ci credo. E fino a quando non viene modificato tutto il regolamento, non si tocca niente un regolamento. Cioè il regolamento deve ritornare in aula ed essere cambiato con gli emendamenti che devono fare per cambiare il regolamento, non con ordini del giorno solo per modificare un articoletto, perché anche questo è mortificante, se me lo consenta. Io sono perfettamente d'accordo con lei, questi articoli sono una vergogna. Io ieri dicevo questo, perché è l'amministrazione il primo errore l'ha fatto l'amministrazione presentando questo obbrobrio di regolamento che di fatto penalizza le circoscrizioni. Non poteva presentare l'assessore di centramento questo regolamento, consigliere Losardo, ma lei l'ha letto nello stesso articolo che dove prevede che le commissioni preferibilmente fuori dall'orario dei lavoro dei componenti? Sì, è allucinante, cioè allucinante. Ma e allora che facciamo? Una relazione, un ordine del giorno su ogni articolo che fa schifo? No, io magari dicevo per queste un oggetto sulle commissioni, quello che ha detto ora lei è più quello che bisogna autorizzare per il sopralluogo la commissione. Ecco, poi questo dobbiamo forzare tutto. Questo due o tre punti basilari, ecco, in maniera tale che possiamo noi lavorare. Sardo, noi dobbiamo fare pressione a tutti i partiti e ai referenti nel Consiglio Comunale di riportare in aula le modifiche al regolamento. Non sono d'accordo a modifiche di ordine del giorno di singoli caparoline di articoli, perché ma poi non vanno a modificare attaccati. Ma non no, vanno a modificare attualmente è un atto di indirizzo. Se noi chiediamo un atto di indirizzo, diamo forza a chi oggi non vuole cambiare il regolamento, e siccome sono tanti in Consiglio Comunale che non vogliono cambiare il regolamento, se noi facciamo un atto di indirizzo solo alcune cosette che ci cambiano, non faremo mai più pressioni per cambiare tutto il regolamento. Dobbiamo fare pressioni perché si ritorni in aula e fare le modifiche al regolamento, se hanno la capacità di farlo e la voglia di farlo. Perché se noi facciamo relazioncine, atti di indirizzo su cose che possano aggiustare momentaneamente il tema, noi non lo cambiamo più questo regolamento. Noi dobbiamo chiedere a tutti di riportare in aula le modifiche al regolamento, facciano gli emendamenti che vogliono, modifichiamo questo regolamento e attuiamo un decentramento, punto. Io ripeto, possono mettere d'accordo e mettere pezzi, se non sono d'accordo per quanto mi riguarda.
Va bene, Presidente, si vede. Ma è chiaro, consigliere Sardo, sì. I consiglieri comunali non vi hanno fatto un bel regalo, soprattutto ai consiglieri di circoscrizione. Che sia chiaro questo, non vi hanno fatto un bel regalo. Ci saranno consiglieri di circoscrizione che non prenderanno un euro dai prossimi anni, perché un terzo di seduta se lo sognano, lo fanno in un mese un terzo di seduta. Questo è veramente penalizzato in questo regolamento, sono i consiglieri, come non capirlo, e quando dicevate non protestiamo, altro che, dove siete più voi penalizzati di questo regolamento? Sì, ci viene fatta una limitazione all'attività. Ma questo regolamento chi l'ha presentato, Presidente? Mi deve perdonare, Presidente, ma chi l'ha presentato? È stato fatto dagli uffici, è stato fatto uffici, quindi, e gli uffici prevedono che non mi debbano retribuire il gettone perché io partecipo invece di 35-30 minuti. Di che stiamo parlando, Presidente? Gli uffici propongono, il Consiglio Comunale modifica. Gli uffici propongono, il Consiglio Comunale modifica, è che non l'hanno voluto modificare questo regolamento e adesso questi piangono. I consiglieri comunali hanno in testa i consiglieri di circoscrizione solo quando li devono candidare per i voti. Chiaro? Ma i consiglieri comunali non sono tecnici, Presidente, non sono tecnici. No, è così, il regolamento viene presentato dall'assessore che riunisce uno staff, è giusto, sì o no? Ce li avevano gli emendamenti tecnici, consigliere Lo Sardo, perché già non lo prevedevano, mi scusi, Presidente, perché già non lo prevedevano? Consigliere Lo Sardo, gliel'ho detto l'altra volta, perché questa era una bozza che doveva essere studiata prima dalla commissione, poi dalla conferenza dei capigruppo, e non hanno mai fatto niente per questo. Ma la maggioranza, se in questo regolamento paradossalmente c'era scritto che Topo Gigio presiedeva la prima seduta, avrebbero approvato Topo Gigio assume la prima seduta. Perché manco se lo sono letti, perché l'intenzione era di non modificare niente, tanto che mi interessa. Ma il Disney che ha preparato sul regolamento, un giumetteva che Topolino per presiedere la prima seduta, caro Presidente. No, consigliere Lo Sardo, perché anche lei dimentica che è stato scritto questo regolamento in un periodo dove dovevamo punire la classe politica cittadina e gli amministratori. Viene fatto in quel periodo questo regolamento. Che doveva essere controllati e controllati. Quindi viene fatto in quel periodo e in quest'ottica era stato fatto. E i consiglieri comunali non hanno avuto la dignità neanche di modificare questi emendamenti, perché c'erano tutti gli emendamenti. C'era l'emendamento soppressivo di un terzo della seduta, c'era l'emendamento soppressivo delle commissioni esterne, c'era l'emendamento soppressivo della questa cazzata dell'orario fuori dall'orario di lavoro. C'erano tutti questi emendamenti. E perché non approvavano questi emendamenti? Neanche questi hanno voluto approvare. Io non dico la programmazione vincolante, che può essere che qualcuno si senta offeso nella sua attività consiliare, ma almeno questi perché non li approvavano? E ora io gli devo fare un atto di indirizzo. Qualcuno della maggioranza non l'ha voluto. Tutti insieme, le dinamiche le so io, Presidente. Perché se ne posso garantire, c'è qualcuno dell'opposizione che già settimane prima diceva che sarebbe finito così. E quindi secondo me, per questo le dico che erano tutti appattati. E non aggiungo altro che atto di indirizzo. L'unico atto di indirizzo sarebbe stato di mettere tutti. Va bene, ok. Oh, che cavolo, su questa storia sono veramente. Quindi io continuerò a essere mortificato, pazienza. Se ha un partito lei in consiglio comunale, gli faccia proporre l'emendamento di riportare in aula il regolamento. Ma indubbiamente, ma è uno dei per quanto riguarda la rappresentazione del regolamento. Noi questo abbiamo chiesto, noi stiamo continuando a chiedere questo, l'unica cosa che abbiamo chiesto è questo, che rivenga messa all'ordine del giorno la variazione del regolamento subito, quando è possibile, fra 15 giorni, perché entra in vigore fra 15 giorni, al 16° giorno si prelede in consiglio comunale e si modifichi. Dico, però voi state facendo il percorso che era stato suggerito dal consigliere Mattaliano, che nasceva da un incontro con tutti i capigruppo, e dal presidente Totò Orlando, che avevano detto modifichiamo quello che dobbiamo modificare, e poi che questo regolamento torni in aula entro 60 giorni. Era questa la proposta scaturita dal presidente Orlando, o si modifica tutto, oppure si modifica una conferenza
dei capigruppo. Tutto si deve modificare. Ricorda male, tutto si deve modificare, non solo quattro fissarie, tutto si deve modificare. Perché se no sì, modificavano sì, le però, quattro fissarie, però, tutto il resto pensa a Dio. Dato, siccome abbiamo visto che c'erano discordanze e liti a non finire, punti di vista completamente discordanti, il presidente Orlando aveva proposto questo, che questa proposta era estrapolata da una conferenza dei capigruppo, ci siamo, dove hanno partecipato chiaramente anche le minoranze, non ci sono dubbi. Però questa proposta non è stata ascoltata dalla maggioranza, caro presidente. Perché si è incaponita sull'articolo 4 e sull'articolo 7, si sono incaponita. Volevano imporsi con i muscoli, ma non avevano i numeri, erano soltanto in 18. Se non si voleva fare quello, si voleva modificare solo un terzo del gettone, che figura avrebbe fatto? Ma che figura avrebbero fatto? Quello era il vero decentramento. E da un problema. Ecco perché sì, non dobbiamo modificare le fissarie, ma dobbiamo partire dalle cose importanti. Ci avevano messo la faccia ormai. Ci avevano messo la faccia, Presidente. Come prima non era mai successo. Di conseguenza bisognava proseguire con questo percorso. Consigliere Lo Sardo, conoscendo il clima e conoscendo i personaggi all'interno del Consiglio Comunale, se si modificavano queste cose che non disturbavano a nessuno, questo regolamento non sarebbe mai cambiato sulle cose importanti. Quindi vogliono trovare una quadra, risolviamo i temi importanti e poi le fissarie le aggiustiamo con una lettera. Con una lettera si aggiustano le fissarie, ma risolviamo i temi importanti se vogliono trovare la quadra. Altrimenti, siccome non si dà fastidio a nessuno, il regolamento così starà per anni. Starà così per anni. E allora, si modifica il regolamento e modifichiamo tutto, articolo per articolo, lo smontiamo tutto. Boh, comunque. Così è la storia. Siamo partiti male, la verità è questa. No, così. E finiremo peggio. Appunto. Finiremo peggio. Così, stando così le cose, io voglio augurarmi appunto che le cose proseguono affinché si possa approvare questo regolamento con le modifiche opportune, perché ci c'erano pure emendamenti, presidente, completamente fuori luogo, inaccettabili pure. Infatti addirittura io so pure che c'erano due emendamenti uguali, uno aveva il parere favorevole e un altro no, ma erano uguali gli emendamenti. Cioè, ma com'è questo discorso? Ho portato un esempio banale. Qualche errore che gli uffici sotto pressione alla fine avranno fatto degli errori. Eppure è vero che è stato trattato malissimo, ad esempio, il dirigente in fretta e furia, che ha anche lui alcuni poi problemi personali, quindi sotto pressione avrà fatto qualche problema, qualche errore. Per questo lo ripeto, il nostro mandato e la forza di tutti è se tutti insieme unanimamente rispetto a qualsiasi partito che rappresenta, chiediamo che allo scadere all'entrata in vigore della delibera, il giorno successivo all'entrata in vigore della delibera, si riprenda al punto dell'ordine del giorno, si ritratti e si facciano tutte le modifiche che dobbiamo fare. Questa deve essere una linea che deve accontentare tutti. 15 giorni ne potevamo aspettare, anche perché ancora 15 giorni avremo questo regolamento vecchio. E quindi se lo si fa al 16° giorno, si rimette in aula, si pigliano una settimana e lo cambiano, e problemi non ne abbiamo più nessuno, e risolveremo il problema se dimostrano la classe dirigente, altrimenti pazienza, ognuno è al primo posto nei programmi del nostro sindaco il decentramento, invece è al primo posto della campagna di tutti, e quando si deve fare punto fa un gambero, caro presidente. Siamo andati se lo statuto e il regolamento prevede che non serve una maggioranza normale ma una maggioranza assoluta, il legislatore pensa che non debba essere una questione di parte la variazione del regolamento, ma che deve essere una cosa condivisa da tutti. Ecco perché il numero degli elettori sono 21 e non 19, perché e si appunto, pensa che ci vuole una maggioranza ampia al di là della maggioranza. C'erano 30 consiglieri, c'era l'armata Brancaleone, 30 consiglieri che erano stati eletti col sindaco, 30 consiglieri. Non è che non assumo responsabilità, a tutti li assumo. Ripeto, però quando si fa un regolamento per il futuro della bulgara, città, maggioranza bulgara. Comunque che la giunta abbia messo in mostra inadeguatezza, caro presidente, non ci sono dubbi. Prova ne è che anche gli stessi della maggioranza, so che l'altro ieri addirittura hanno chiesto la testa di un assessore.
che noi abbiamo avuto in una sede di consiglio qualche giorno fa. Hanno chiesto la testa, c'è la stessa maggioranza, chiede la testa. La prestigia, sì, lo so. Nessuno. Io non difendo nessuno, io difendo anche se i cittadini devo dire che rappresentano. Almeno, anche se devo dire che almeno la prestigia, Giacomo, almeno può essere, che le posso dire, può essere anche incapace, però ha molta disponibilità, differente di qualcuno che è Messi e che le disponibilità... Vabbè, se sei incapace a fare l'assessore, faccia un altro lavoro, è chiaro. Mi deve perdonare, la disponibilità va a farsi friggere se si è incapace. Dico, non mi riferisco a nessuno, ma almeno il concetto è questo. Va bene, consiglieri, assume la presidenza il consigliere Aiello, il vicepresidente Aiello. Io devo allontanarmi dalla seduta. E vi aggiornerò su altre modifiche e vi ricordo, segnatevi il 17 marzo la conferenza di servizio col vice sindaco e presidente di partecipate. Presidente, ma Palazzo ha ascoltato? Palazzo. E io non lo sento. Palazzo. Palazzo ha sentito? Palazzo? Sì, presidente, mi dica. Non ha sentito che cosa le ho detto? Il 17 marzo incontreremo il vice sindaco con i presidenti di partecipate. Oh, stasera mangerò di più. Lei fino al 17 marzo dovrà trovarsi che cosa dirmi da domani nelle comunicazioni. Presidente, ci sono tante cose. In merito alla seduta del... Scusi, vicepresidente, scusi, stavo parlando io perché sono stato chiamato in causa, però cedo la parola. Prego. È unico lei. Presidente, no, le volevo dire una cosa. La seduta del 17 marzo congiunta con il vice sindaco e i presidenti, io ricordo a me che si era stabilito un criterio. Questo criterio è stato... No, infatti, mi faccia finire. È stato mantenuto perché è stata convocata conferenza di capigruppi. Io, per motivi miei personali, non ero presente, purtroppo. Ma possiamo riconvocare una conferenza di capigruppo per cercare di inserire qualche altra esigenza che c'è sul territorio, in considerazione che abbiamo le partecipate presenti? Sì, guardi, io avevo detto poco fa che avevo intenzione di organizzare una conferenza di capigruppo. Ci dobbiamo preoccupare per questa tosse? Avevo intenzione meno male che siamo parte voi. Avevo intenzione di organizzare una conferenza di capigruppo in presenza, con le dovute distanze di sicurezza, mascherine e tutto, proprio per intanto dare un'occhiata a questo regolamento nuovo, e poi se dobbiamo fare qualche modifica e integrazione alla programmazione che abbiamo fatto alla scorsa conferenza di capigruppo, lo possiamo fare. Quindi io spero la prossima settimana, Presidente, di organizzare una conferenza di capigruppo in presenza. Super. Grazie. Allora, io abbandono la seduta. Scusate, consigliere Palazzo, mi doveva dire qualche cosa prima che esco? No, sta uscendo, no, Presidente. No, la ringrazio intanto per aver comunicato questo incontro, che sicuramente non ci sarà, salterà, ci saranno problemi, al solito, Presidente. E questo non dipende da me. Incontro dal primo febbraio che aspettavamo questa data. Spero che ci sia, in modo tale da, diciamo, manifestare tutti i disagi che i cittadini giornalmente devono subire a causa delle inadempienze delle partecipate. Come mi ha suggerito lei, cercherò qualche altro argomento dal quale 17. Grazie, Presidente. Grazie a lei. Però ci sono gli argomenti, Presidente, perché le posso dire da subito che da tempo, il venerdì pomeriggio, abbiamo casa nostra chiusa per un motivo, per un altro, per altro. Ancora non si è risolto il problema, quindi questo è un altro argomento da trattare. E lo tratteremo, lo tratteremo. Io tratteremo, non so quando... La gente è stanca di subire anche le cose fatte in casa nostra, perché è inaccettabile che uno si prenda il permesso per andare a effettuare il documento dopo che ho fatto la prenotazione e trova l'ufficio chiuso, nonostante ci siano le comunicazioni del sito del comune. Però
non tutti guardano il sito del comune giornalmente, come noi sappiamo. Quindi questo è un altro argomento che affronteremo, Presidente, e questa è casa nostra, non c'è bisogno di invitare nessuno. No, come no, il dirigente dovremmo invitare, l'Arena dovremmo invitare. Presidente, su però come lei fa con me, dovrebbe fare con il dirigente. In che senso? Che alza la voce come ha fatto l'altro giorno. Anche qua lei non mi conosce abbastanza. Proprio alza la voce e cada a fagiolo. Consigliere. Io sono bravo, sono educato. Consigliere al Palazzo, consigliere Palazzo. Consigliere Palazzo, e me dispiace. Aspetti, mi dispiace perché lei, siccome mi conosce abbastanza bene, sa che non mi preoccupo ad alzare la voce col dirigente quando devo alzare la voce, così come ho fatto due giorni fa con la dottoressa Arena, abbondantemente. È chiaro, così come lo dice lei, tutte le cose che dice lei, dice lei. Che vuole, amici? Vuoi dire? Lei dice lei, mi fa vedere le fotografie, non ho capito. Lo dice lei. La prossima volta che devo alzare la voce col dirigente mi vengo a mettere accanto a lei così lo sente, va bene? Ok. Aspetto questa telefonata. Consigliere Palazzo, va bene, io le chiedo scusa, ma devo abbandonare la seduta. Presidente, sì, Presidente, sì. Io non so quanto starò in seduta, perché sono all'assessorato alle attività produttive. Aspetto alla regione, aspetto che l'assessore si sta liberando ed è così, per cui così, fin quando sarò presente, fino a quando è presente, altrimenti lascio il buon presidente. Perfetto, certo. Okay, va grazie. Bene, signori, buona giornata, grazie. Grazie, Presidente. Consiglieri, qualcuno vuole intervenire sempre sulle comunicazioni? Sì, Presidente, a proposito di organizzazione di uffici, come diceva il consigliere collega Palazzo, sì. Che appunto aveva segnalato questa disfunzione, che nessuno sapeva della chiusura della postazione, che continuano a smantellare. Ho saputo appunto proprio ieri l'altro di un altro trasferimento così attumpulata, scusatemi il termine dialettale, di una nostra dipendente della postazione in un'altra postazione della città di Palermo, senza alcun preavviso. Si trasferiscono le persone, penalizzando chiaramente un settore importante come lo stato civile, ma addirittura non è che trasferendo la persona risolvono il problema dell'ufficio dove andrà come nuova sede, ma soltanto assolutamente non lo fa, ma penalizza soltanto l'ufficio di provenienza, in questo caso appunto la quinta circoscrizione. Quindi continuiamo a essere maltrattati, continuiamo a essere bistrattati dall'amministrazione, dai dirigenti che non tengono assolutamente in considerazione né il presidente, né il consiglio, né la circoscrizione in se stessa. Di conseguenza questa è la situazione che noi viviamo attuale, di essere mortificati continuamente. Questo chiaramente non deve accadere, non dovrebbe accadere, ma continua, persiste perennemente per quanto riguarda questo trattamento, e siamo sempre noi le vittime predestinate. La vittima sacrificale più delle volte la quinta circoscrizione. Prova ne è che un anno e mezzo fa, l'assessore, allora assessore Matina, aveva fatto, se vi ricordate, un cambio per quanto riguarda l'apertura pomeridiana, dicendo che sarebbe stato per 6 mesi e poi si faceva una nuova rotazione. Benissimo, sono passati un anno e tre mesi da quella disposizione, e la quinta circoscrizione, la postazione decentrata, continua a essere aperta il venerdì pomeriggio. Non capisco che è una giornata che non vogliono tutti, però viene dato questo privilegio alla quinta circoscrizione. Dopo un anno e 3 mesi ancora non si è effettuato questo cambio, nonostante i solleciti. Quindi la quinta circoscrizione viene ancora una volta bistrattata e bastonata. Presidente,
forse abbiamo poco peso, ecco, non capisco questo trattamento che diventa quasi una tortura. Abbiamo fatto ultimamente un atto deliberativo riguardante la chiusura del varco di via Leonardo da Vinci. Bisogna soltanto trasformare il semaforo a chiamata, quindi non credo che siano lavori tanto particolari che richiedono molte, molte spese. C'è stata una nota da parte del settore di competenza all'AMAT o all'AMG, non ricordo, ma ancora è tutto fermo. E noi, per quanto riguarda questa ordinanza, ci abbiamo messo la faccia, tutti quanti, votandola positivamente, non solo io magari maggiormente, ma tutto il Consiglio ci ha messo la faccia e continuano ancora a bistrattare la quinta circoscrizione. Grazie Presidente. Grazie Consigliere Losardo. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi, chiudo la discussione generale sulle comunicazioni, nomino gli scrutatori, il consigliere Palazzo, la consigliera Cavaliere e la consigliera Di Cesare. Chi è contrario? Cavaliere è uscito. È uscita? Io sì, non Cavaliere è uscito. Allora, anziché la consigliera Cavaliere, il consigliere Stabile è presente? No. No, neanche. Allora, mi dite chi è presente, perché io non lo vedo. Così. Allora, sono presenti Di Gesù, Di Gesù, Altadonna. Sì. Allora, intanto in questo momento, proprio in questo momento, siete in cinque, è uscito qualche altro. Presidente, verifichiamo il numero legale, Presidente. In questo momento siete in cinque. Se lei è d'accordo. Sì, concordo, consigliere Losardo. Segretario, prego, la verifica il numero legale. Allora, aspetti che preparo subito il documento, facciamo subito. Allora. Oggi è seduta normale, giusto? Sì, ma sono le ore 10:32. Teresi è assente. Aiello? Presente. Altadonna? Presente. Cavaliere? Assente. Di Gesù? Presente. Figuccia? Assente. Losardo? Presente. Lucido? Assente. Palazzo? Presente. È Stabile? Più assente. 5 presenti e 5 assenti. Visto il numero legale, la seduta è rinviata di un'ora. Grazie consiglieri. Ok. Buongiorno. Ci vediamo alle 23.